Ciao a tutti e Zuko, benvenuti in un nuovo video dedicato a Spider-Man. Ma non Spider-Man No Way Home, ma bensì Spider-Man Into the Spider-Verse 2, ossia Spider-Man Un Nuovo Universo 2, che in verità sarebbe Spider-Man Across the Spider-Verse, che in italiano non so come verrà tradotto, ossia il film d'animazione con tutti gli Spider-Man, ok? Che è quello che stiamo per vedere anche in live action, ma questo è quello animato, è il sequel, perché questa notte c'è stato un evento in cui la Sony ha presentato una marea di roba. Ha presentato questo trailer che ora andiamo a vedere riguardo lo Spider-Verse. Di cui sono molto curioso perché ho capito che è una bomba vera. Hanno fatto vedere una clip di Morbius, hanno fatto un'intervista con i vari villain di No Way Home, hanno fatto vedere una nuova clip di Goblin da No Way Home. Comunque usciranno i vari video anche per Morbius e anche per No Way Home. Sono le 3:03 di notte, io sono tornato a casa da poco, che ero uscito fuori, abbiamo fatto una serata di giochi da tavolo, eccetera eccetera. A parte ciò, direi di andare a lanciarci, perché il primo Spider-Man Un Nuovo Universo animato è un film di Spider-Man bellissimo, super consigliato ragazzi, quindi sono super curioso. Vi ricordo comunque tutti i social in descrizione, mi raccomando, soprattutto Twitch dove siamo live tutti i giorni, poi c'è Instagram, Twitter, TikTok, seguitemi dovunque, trovate tutti i link. Ma lanciamoci in questo video dedicato a Spider-Man Across the Spider-Verse. Allora, la clippetta la trovate direttamente sul canale di Sony Pictures Italia. Come vedete sono le 3:04, pubblicata qualche tipo un'oretta fa, una cosa del genere. E qua ci dice: la storia di Miles Morales continua e il ragno verso, ossia in inglese ovviamente Spider-Verse, si espande. Ora guarda il first look di Spider-Man Across the Spider-Verse parte 1? Oddio! Fanno parte 1 e parte 2! Interessante, interessante. Dai, vediamo un pochettino che cos'è. Già mi è venuto un mezzo brividino. Vediamo insieme. Nel frattempo in un altro universo. Bella sta musica, sti effetti sonori dal primo. La musichetta di Miles. Questa cos'era? Sunflower. Oh. E che succede? Si è riaperto il multiverso. È Gwen. Miles, hai un momento? Ah, ma questa cosa forse si era mezza vista. Gwen, ma questa scenetta. Come? C'è un vaghissimo ricordo. Beh, è una lunga storia. Questa è la tua cameretta, quindi? Eh sì. Sì, è questo. Però la mia camera al college è... Madonna, quanto erano belli i disegni. Ehi, sono i tuoi disegni? Cosa? No, no. Sono belli. No, ho disegnato Gwen, sì! Fa una cotta! Mi sei mancato anche tu. Solo, che ci fai qui? Insomma, credevo che non ti avrei più rivista. Ce ne andiamo fuori? Sì! Sono in punizione. Cioè, comunque è proprio una clip, wow! Ma dai. Oh. Spider-Man in punizione. In effetti... Che figa lei comunque, sì, dai. Sì, perché... Perché? Dimmi che escono fuori insieme e vanno con le ragnatele. Oddio, che è sto tunnel? Oddio, tutti i disegni strani. Anche la tuta è un po' diversa. Oh! Dal 2099? È che si era visto alla fine del precedente film. Wow! E mo? Ah, sono il titolino. Spider-Man. Vediamo il titolo in italiano. Across the Spider-Verse, ok. Parte 1. Io penso che lo tradurranno nel 2022 solo al cinema. Bello che comunque ci confermino il 2022. Questo quadro può uscire a dicembre 2022, quindi l'anno prossimo. E a questo punto quindi hanno già confermato un sequel ulteriore che magari potrebbe uscire nel 2024 potenzialmente, perché sicuramente lo staranno già lavorando. Però bello ragazzi, cioè non lo sottovalutate perché è animato, mi raccomando, è veramente un bel film, veramente veramente figo, che ti fa vedere principalmente la storia di Miles Morales, ma c'è anche Spider-Gwen, e io non vedrò di vedere Spider-Gwen e Miles Morales in live action ragazzi, assolutamente. C'ho un hype addosso per questa roba, prima o poi arriverà, magari tra 10 anni, tra 5 anni, però devono andare in quella direzione. E se ci mettono Emma Stone come Spider-Gwen,
Comunque veramente veramente figo. Sono curioso di vedere di più, perché questa qua alla fine era proprio una clip. Io pensavo che fosse un mezzo trailer, invece è proprio una clippetta. E quindi vedremo quando uscirà il trailer. Credo comunque durante l'anno, magari nei prossimi mesi, butterei tipo un aprile-maggio per un trailer effettivo. Però bello che ci abbiano fatto vedere qualcosina, dai. Bello che ci abbiano fatto vedere qualcosina. E tanta roba, proprio bello, ragazzi. Era un film che quando lo vidi mi era piaciuto tantissimo. E ogni volta che l'ho visto, sempre figo. Disegni bellissimi, animazioni, la storia, la musica. Clamoroso, veramente uno dei migliori film di Spider-Man, se non il migliore, per quanto sia animato, e so che molti di voi mostri sottovalutano questa cosa. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io sono super incuriosito da ciò, anche perché questo è stato effettivamente il primo Spider-Man che ci ha fatto vedere tanti Spider-Man insieme. Ora arriverà No Way Home, però questo qua è stato il primo che ha sdoganato questa cosa al cinema. A parte ciò, noi ci vediamo tutti i giorni in stream su Twitch. Arriveranno gli altri video sulle cose che ha annunciato Sony questa notte, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!